Ragazzi, quanti di voi si chiedono? Ma tutti i cani di Unima, ma dove cavolo li vanno a trovare? Poi io vi aiuterò. Prima cosa, iniziamo a fare il primo, poi gli altri li farò in altri video. Ma devo iniziare a mettermi il repellente, un attimo. Misto Dirling, non mi piace perché sei rosa, quindi vattene. Lo elimino subito un attimo. Forza con chi l'ama. Comunque, bossa, mi metto il repellente. Bene, prende Max. Correndo, ce ne andiamo per la strada. Comunque, salite qui, con Surf, ovviamente. Vai, Samurott! Il mio Samurott serve una miglia di uffa. Ragazzi, mi dispiace, non era da quella parte. Dovete andare di qua, da questa parte. Poi c'è questo signore che vi dirà: senti, a proposito della cava Ponentopoli, chi si trova lungo il percorso 6? Si dice che sul fondo della via un Pokémon incredibile che nell'antichità ha protetto i Pokémon di Unima da un mare di fuoco. Il suo nome è Cobaleon, quello che stiamo andando a cercare. Perciò, vi trovate in questo posto? Salite sul fiume. No. Andate più in fondo possibile. Quando siete arrivati alla fine, usate Surf. Samurott! E ve ne andate, vedete qui, salite. E ci dovrebbe essere questa cava. Qui, in questo momento, useremo... Visto che c'è buio, che cosa facciamo? Usiamo Pokémon, il mio Blitzel. Forza, Flash! Blitzel! Visto? Ricordate la sequenza che sto facendo io o non catturerete un bel niente. Capito? Bene, e il masso è fatto. Attenti agli allenatori! Mi sono messo una belletta, ma non esiste uno per gli allenatori! Comunque, non ci importa adesso, quindi combattiamo. Non preoccupatevi, questa lotta durerà al massimo 5-6 secondi. Sapete perché? Grazie al mio Samurott, il più potente di tutti i miei Pokémon. Si è evoluto, infatti, il mio Samurott, il mio Dewott è diventato Samurott a Zaffiropoli. Non ci crederete, ho fatto una marea di allenamento, ma questi sforzi hanno dato il suo frutto. Quindi, ancora non avevo la seconda medaglia, avevo Samurott. Ragazzi, senza trucchi è un bel niente, guardate. Qui, aspettate che c'è un attimo, vi faccio vedere che è proprio e vera scheda di Pokémon. Già, non si vede bene però. Poi dopo la farò vedere, non ora. Perché vi voglio fare mostrare che è senza trucchi. Comunque, continuo a lottare. Idrondata! Speriamo che mi commentiate. Ah, non contate quella cosa delle minacce, non mi interessa più. Spero che commentiate, ma questa volta non conta più. Per me non c'è bisogno. Comunque, andiamo. Avventuriero. Ciao, avventuriero. In questo momento non ci interessa l'avventuriero. Ci interessa passare. E vedere bellente avvenire. E io uso la borsa. Come un maschio con la borsa? Che scandalo. No, è la borsa di Pokémon. Comunque, attenti agli allenatori. Sono spettri. Un repellente Max, a che cosa serve? Ti ho trovato il regalo.
era in allegato. E va bene! Meno male, ancora meglio, guarda. Allora, mi pare che dovremmo salire qui e troveremo qua. Dovremmo spostare. Sauk! Sì, era proprio qui che dovevamo andare, mi pare. Però secondo te è questo posto. Che non è che me lo ricordo bene, è da poco tempo che ci gioco. Ve lo volevo dire da tantissimo tempo. Ho trovato Frano. E chi se lo immaginava? Comunque le cave mi fanno paura. Lo dico a prescindere. Bene, uno. E saliamo ancora più in su. Ecco, siamo arrivati. E poi ci sarà questo vecchio che vi dirà: nonostante la tua giovane età hai una forza notevole. Una persona come te, sì, forse, potresti. Senti, vuoi ascoltare le storie di questo povero vecchio? Ti schiaccio no. Voi potete schiacciare quello che volete per sentire la storia di Cobalion. Poi? Sì, ditegli sì, se no non ce la smette più. Io non leggo per favore, voi leggete vostra. Ah, dopo che sbloccherete questo, sbloccherete anche gli altri. Perché se non sbloccate questo non potete sbloccare gli altri. Comunque, in questo video lo sbloccherete facilmente. Comunque. È il vecchio di prima, io non ne posso più. Comunque, sto facendo tanti video di Pokémon, quindi bene, spero che il video vi piaccia, perché proprio Cobalion è un Pokémon. Eccolo là. Metto repellente un attimo. Borsa. Lente uso. Una caramella. La berozza ora. Ciao Cook. Allora, e sfidiamo con... Un attimo, c'è mia sorella che c'è. Sì, sei bellissimo. Scusatemi. È mia sorella. Comunque, visto? Beh, questo video non è finito, vi farò vedere la cattura di Cobalion. Lotta. No, non uso Amulet, se no lo batto subito. No, sai di livello 42 qualche cosa in più. Comunque. No, no, corre il rischio di non trovarlo più Cobalion, quindi userò un Pheasant. Qualcosa che non lo definisco, lo distrugga. Perché poi come faccio a catturarlo? Io li voglio tutti e tre, perché devo fare una missione importantissima. Sono solo i Nemesi. Comunque, non importa. Aether Lama! Aether Lama! Ora uso sempre Aether Lama così. Però devo curare lui per ora. Quindi, bossa. Credo di stato. Un attimino solo. Pozione max. Swan Pheasant. Visto sono sempre spada solenne, non è mitico. Comunque, usiamo volo. No, ma il testato! Tanto lo rivitalizzo. Quindi usa un altro Pokémon, non fuggirò mai. Dinamo. Dinamo! Borsa. E vita l'erba. Ok. Su un Pheasant.
andiamo con tuo nonda. E già ce l'ha fatta? Così sarà paralizzato. L'ha già scossa. Adesso in condizioni di cattura. Non mi importa quel che tu usi. Userò la Ultra Ball. Dai, ti prego, ti aspetto da anni. Sì! Ce l'ho fatta. Scusate, ritorno. Comunque, ragazzi, per oggi mi sa che il video è finito. Ah, volete ascoltare le sue informazioni? Comunque, Pokémon mette al cuore tipo acciaio e lotta. Pokémon leggendario che ha lottato contro gli uomini per difendere Pokémon. Ha carattere calmo e controllato. Comunque, non glielo do il soprannome. Ragazzi, mi dispiace che questo video sia finito, ma non credo che dovrei continuare, quindi... Oh, c'è un vecchio. Ciao. Allora continua. Grazie a te, Cobalion, ha capito che nel mondo attuale Pokémon ed esseri umani vivono aiutandosi a vicenda. Immagino che anche Cobalion abbia voglia di vivere accanto a te. Ora che Cobalion ha capito i tuoi sentimenti, li trasformerà di sicuro anche a Terrakion e Vinision, con cui hai profondi legami. Credo che anche loro due vogliano accertarsi dei tuoi sentimenti. Solo allora spariranno gli ostacoli che Terrakion e Virizion hanno creato per tenere lontani gli esseri umani. La scelta di cercare o meno i due Pokémon è solo tua, ma sono sicuro che ti stanno aspettando. Fa venire i brividi. Comunque, adesso che sto, vi faccio vedere il mio Cobalion. Ah, vero, non è qui. Comunque, ragazzi, per questo video è tutto, quindi vi saluto, sperate che commentiate e quando avrò tempo vi farò vedere anche gli altri due.